argomenti più importanti da sapere per riuscire a passare l'esame con Cardone sono appunto i seguenti. Innanzitutto il Parlamento, quindi come è composto, ossia deputati e senatori, deputati e senatori. Deputati abbiamo 400 soggetti in quanto è stata attuata la legge costituzionale 19 ottobre 2020, e ai senatori 200 persone. Elettorato attivo, Camera dei Deputati 18 anni, senatori 25, passivo quindi per essere eletti, deputati 25 anni, senatori 40. L'articolo 65 al comma primo sancisce chi possa essere eletto attraverso quelle che sono le cause di incompatibilità, quindi abbiamo due cariche in contemporanea che il soggetto non può esercitare, di conseguenza deve capire quale scegliere, quindi deve attuare una scelta. Poi abbiamo nell'eleggibilità il divieto di essere eletto perché ricopre un ufficio, una carica che non glielo permette, e di conseguenza è necessario che la sua candidatura venga annullata, con eccezione in caso si abbia terminato la carica 6 mesi prima delle elezioni. Poi un altro principio, ossia l'incandidabilità, che non è previsto dalla Costituzione, e sancisce che in caso non vi siano dei requisiti, il soggetto non possa neanche candidarsi. Questo perché? Perché appunto non magari è stato soggetto a una reclusione, a una pena detentiva, quindi recluso per 2 anni per reati sociali o per delitti non colposi, recluso per almeno 4 anni, e quindi la conseguenza è l'eliminazione di 6 candidati. Poi abbiamo i senatori a vita, sono massimo 5 eletti dal Presidente della Repubblica, inoltre hanno una carica di 7 anni, elettorato passivo di 50 anni, possono essere anche però dei soggetti eletti per determinati meriti, quindi per la pace, insomma, determinate cariche molto alte. Abbiamo detto che esiste quella circoscrizione estera, quindi per far sì che tutti i soggetti possano, che sono residenti all'estero, che sì, in quel momento siano all'estero, dato che non possono tornare al fine di svolgere le proprie elezioni, quindi di dare il proprio voto, appunto sì, non possono recarsi in Italia per vari motivi, di conseguenza votano in queste circoscrizioni all'interno che sono nei vari territori. E poi abbiamo la durata in carica. Allora, la durata in carica è di 5 anni, sia Camera che Senato. Prima il Senato era di 6, ma è appunto ridotta a 5. Poi, per motivi appunto di una spesa troppo ingente per la campagna elettorale, poi abbiamo lo scopo di garantire continuità dell'esercizio delle funzioni parlamentari, quindi è vietato o vietata la proroga. Quindi la proroga, ossia che i poteri rappresentativi vengono prolungati per legge per un determinato periodo di tempo. Però vige il prorogazio, quindi da quando finisce la legislatura o delle Camere a quando deve, appunto, vengono elette nuove, vengono attuate nuove elezioni del Presidente della Repubblica, si verifica un periodo di vuoto, diciamo, di queste cariche in cui le Camere devono svolgere il ruolo di l'esercizio ordinario dell'amministrazione ordinaria, e possono anche convertire i decreti legge se sono, appunto, se lo ritengono opportuno. Caso non dovessero convertire questi decreti legge, andrà a finire che la nuova legislatura potrà anche non prenderli in considerazione, poiché non è obbligatorio prenderli in considerazione. Quando è che si unisce il suddetto comune? Si unisce il suddetto comune quando ha per defini elettivi e sanciti dalla Costituzione, quindi per eleggere i delegati regionali, il Presidente della Repubblica, per assistere al suo giuramento e per mettere una statura accusa, tra parentesi, siamo alla Corte Costituzionale. Seconda carica elettiva, eleggere un terzo, quindi 5 componenti del CSM, Consiglio Supremo di Magistratura, come sancito dall'articolo 104, e un terzo dei componenti della Corte Costituzionale. In questo caso, appunto, saranno 8, ossia i membri laici. Allora, il Parlamento Comune è presieduto dal Presidente della Camera, questo perché? Perché, e anche dalla Presidenza della Camera, questo perché? Perché appunto sono più soggetti e il Presidente della Camera è abituato a avere tante persone, diciamo, da coordinare, quindi ecco, possiamo dire questo, gli è stato attribuito questo ruolo secondo l'Assemblea Costituente, più consono a questo soggetto, che riesce a gestirlo meglio, e inoltre il Presidente della Camera ha il compito di indire le elezioni del Presidente della Repubblica. Allora, com'è che sono organizzati e com'è che funzionano? Praticamente ogni Camera va allo scopo di eleggere il Presidente e l'Ufficio di Presidenza con la maggioranza assoluta, e
e con il proprio regolamento. Quindi il regolamento, anche questo, è eletto a maggioranza assoluta dalla Camera, e in determinati casi invece le maggioranze sono elette con un quorum, quindi con un numero legale. Cos'è il numero legale? Un numero, il numero di componenti che devono votare affinché la deliberazione sia valida. Quindi se c'è maggioranza, anche se in caso vi sia maggioranza, la deliberazione sarà non valida se non c'è almeno un tot di persone predeterminato a votare. Quando è che si usa? Per quanto riguarda i regolamenti interni, quindi i regolamenti e le funzioni con gli altri, no, praticamente le funzioni con altri organi, oppure per i regolamenti che riguardano l'amministrazione, l'organizzazione e anche di entrambi i rami del Parlamento. Ovviamente vige l'autonomia fra le due Camere. Le sedute possono essere rese pubbliche oppure sono private, cioè sì. Diciamo, la maggior parte delle volte sono pubbliche, eccezionalmente sono private, poi sono redatte in forma scritta, in forma che può avere una forma integrale oppure sommaria. Inoltre, appunto, le decisioni, come sono i regolamenti parlamentari, vengono pubblicati sul sito della Camera stessa e basta, è pubblico così, sta qui, anche dalla televisione, ad esempio. Allora, le decisioni della singola Camera vengono prese con un quorum funzionale ed uno strutturale. Quindi il quorum strutturale è la maggioranza semplice dei votanti, quindi chi vota, a prescindere che ci sia il numero prestabilito, chi se ne frega. Invece, per quanto riguarda il quorum strutturale, è necessario, appunto, come ho detto prima, un numero prestabilito di persone affinché sia valida la deliberazione. I deputati, però, diciamo che a seconda della Camera votano in un determinato modo, anche se ad oggi è, diciamo, il conteggio degli astenuti e dei conteggio degli astenuti o comunque il conteggio di chi si oppone, eccetera, è valutato nello stesso modo in entrambe le Camere. Quindi succede che nella Camera dei Deputati si verifica che appunto se uno vuole astenersi si presenta lo stesso, però appunto se astene non viene proprio contato. Quindi gli astenuti non vengono contati. Invece al Senato, antecedentemente, era necessario che per astenersi non dovesse neanche presentarsi, perché venivano contati come contrari, cioè non era giusto, quindi è stato modificato tutto ciò. Inoltre possono assistere alle sedute delle Camere i componenti del governo, poiché appunto vige quel principio di fiducia. Allora, la Costituzione disciplina anche i diritti e doveri che devono orientare lo status giuridico dei parlamentari, quindi il divieto di far parte di entrambe le Camere. Poi, se durante il mandato sopraggiungono cause di incompatibilità, eleggibilità e incandidabilità, vige quello che è la verifica dei poteri, che è attuata dalla Camera, che va a giudicare con i membri. Il divieto vincola il mandato, quindi se io entro in un determinato, dicendo voglio fare parte di un determinato partito, poi però posso distogliermi, perché appunto nessuno mi obbliga a rimanere in quel partito, posso anche andare in un altro se quello non mi piace. E poi un'indennità stabilita per legge, ossia se vado fuori mi viene pagato l'albergo, eccetera, che però ha un limite, se non deve essere maggiore allo stipendio di un magistrato di Cassazione, no, del genere. Poi devono essere depositati essere depositata la sua dichiarazione di redditi, quindi esplicitato il patrimonio del soggetto anche dei familiari più vicini, anche di secondo grado, se acconsentono. Le immunità invece hanno lo scopo di garantire il libero esercizio delle funzioni, evitando quindi il rischio di prevaricazioni dell'esercizio della Camera, appunto, da parte del potere giudiziario. Quindi insindacabilità, inviolabilità, insindacabilità, divieto di essere chiamata a rispondere di come votano e di ciò che dicono. Quindi se in Parlamento dicono una cosa e al di fuori del Parlamento dicono medesima, affermano la medesima cosa, o comunque affermano semplicemente il voto che hanno dato, o appunto anche nel talk show vanno a sancire un argomento, vanno a parlare di un argomento di cui hanno parlato anche all'interno della propria Camera, o delle Camere sul Comune, cioè in realtà non perché sono scopi elettivi, quindi sono della propria Camera. Se vi è sussunzione, quindi se viene riportato esattamente lo stesso discorso, ora non parlo per parola ma a livello sostanziale, ecco, la Corte Costituzionale non, diciamo, ha sancito che appunto vige quel principio di insindacabilità, quindi che non vengono chiamate a rispondere. Invece se non c'è sussunzione, quindi se non corrisponde, io in Parlamento dico una cosa, poi quando vado al talk show ne dico un'altra, alla fine di Emily. Parliamo di inviolabilità, ossia il divieto di limitazione di libertà personale, domicilio e di comunicazione. Quindi per procedere nei confronti di questi diritti, della limitazione di questi diritti, è necessario l'autorizzazione da parte della Camera di appartenenza, ma non è necessario in caso il soggetto sia il parlamentare fosse colto in flagranza, a commettere un delitto, quindi obbligatorio l'arresto in flagranza.
analizzare quelli che sono gli organi delle Camere, il Presidente dell'Assemblea, Ufficio di Presidenza chiamato al Senato, Consiglio di Presidenza, Conferenza. Quindi in questo facile schema abbiamo questi tre organi. Il Presidente dell'Assemblea rappresenta la Camera all'esterno, assicurandone quindi il corretto funzionamento e l'ordinato svolgimento dei lavori, andamento dell'amministrazione interna, fa osservare il regolamento e dirige le sedute. Poi in realtà per il momento dei punti possiamo anche non dirlo. Molto importante, è eletto dalla maggioranza la maggioranza qualificata. Quindi la maggioranza dei presenti, quando è qualificata, vuol dire che c'è un quorum strutturale, quindi ci devono essere dei presenti prestabiliti. Okay. Ha lo scopo di andare a far sì che vi sia un corretto funzionamento della Camera, ed è eletto tra appunto la maggioranza qualificata dei partiti di coalizione maggioritaria. L'Ufficio della Presidenza, che è stato Consiglio di Presidenza, invece rappresenta tutti i gruppi parlamentari a compiti amministrativi, riguarda appunto il bilancio, disciplina componenti attuari, va attuare delle sanzioni, quindi si occupa, non attuare le sanzioni, ma comunque si occupa della disciplina che hanno i componenti in aula, sì esatto, per poi far attuare le sanzioni parlamentari, e politici, compiti politici organizzativi, ossia la formazione dei gruppi e la composizione delle commissioni, e nomina il segretario generale del vertice amministrazione, ma visto l'amministrazione non se ne parla quasi mai con Cardone, meglio non dirlo così siamo a posto. Allora, per quanto riguarda la conferenza presidenti dei gruppi, sarà capogruppo, diciamo che questa ha il compito di assistere il presidente della Camera, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, e la sua è costituita dai presidenti di tutti i gruppi parlamentari e dal governo, da un rappresentante che viene inviato dal governo, appunto sempre secondo il rapporto di fiducia. Poi abbiamo la decisione sul programma dei lavori, il calendario, l'ordine del giorno, quindi le sedute, che vanno a costituire l'agenda parlamentare, deve essere votata in Parlamento, in Senato con l'unanimità, e invece la maggioranza qualificata di tre quarti alla Camera, quindi con quorum strutturale. Se non si riesce a prendere decisioni ai tempi prestabiliti, il Presidente subentra e decide lui. Poi abbiamo la Giunta per il regolamento, elezioni e autorizzazione a procedere alla Camera. Invece al Senato abbiamo per il regolamento, però le ultime due, B e C, diventano Giunta, elezioni ed immunità. Regolamento, quindi pareri a presidente, vengono dati i pareri al presidente che la presiede per l'interpretazione del regolamento ed assolve il ruolo di proposta di modifiche. Le elezioni, quindi si verificano che le elezioni vengono attuate in modo regolare e vabbè, si occupano in caso di sopraggiunte di leggibilità e incandidabilità e incompatibilità dei parlamentari, autorizzazioni a procedere quando appunto l'autorità giudiziaria vuole prendere i provvedimenti, loro dicono no, aspetta un attimo, verifico la situazione e poi ti dico cosa fare. Tanto alla Camera non abbiamo il Comitato per la legislazione, che è composto paritariamente, quindi in modo uguale, da maggioranza e opposizione, ed è presieduto a turno da ognuno dei membri al fine di esprimere pareri su delle proposte, su delle... Su dei su pareri su delle proposte che vengono attuate. Poi abbiamo la commissione permanente. Allora, quindi le commissioni permanenti sono 14 per Camera, hanno oggetto e competenze diverse e le funzioni sono assegnate dalla Costituzione e sono percepite come essenziali. Si occupano del procedimento di cioè si occupano, aiutano il Parlamento nel procedimento di formazione delle leggi ed inoltre nelle procedure di indirizzo, di controllo e di informazione. I componenti riflettono quelli che sono i gruppi dei gruppi parlamentari, quindi se vi è un gruppo che ha maggioranza in Parlamento, l'avrà anche nell'Assemblea. E gli è affidato il compito di eleggere il presidente che andrà quindi a presiedere e convocare la commissione stessa. Poi abbiamo le commissioni speciali ad hoc, le quali hanno lo scopo di istruire progetti complessi come ad esempio le commissioni di inchiesta.